Quanto si è capito, proprio solo voi stasera, Davide e Claudia, e Davide non eravate, come le belle parole che hai pronunciato, Davide, c'era veramente l'affetto, non la gente, l'affetto della vostra casetta. Complimenti, ragazzi. Grazie, grazie Enzo. È stato bellissimo anche vederti in prima fila lì insieme a noi, perché si può dire che anche tu condividi con noi questo percorso da quando è nato praticamente. Ci hai sempre dedicato lo spazio senza richiedere mai nulla in cambio, e questo noi lo porteremo per sempre con noi nel nostro cuore. Stasera sì, Caserta si è dimostrata molto affettuosa nei nostri confronti e ci ha dato tanta carica, perché noi eravamo molto emozionati ma anche molto, molto rigidi, diciamo, all'inizio. Per quanto facciamo tantissime date, però diciamo, quella teatrale, la data zero è stata, era, si sapeva che sarebbe stato un po' più, diciamo, da rompere il ghiaccio all'inizio, e siamo ancora molto emozionati. Infatti parlo male, però adesso lascio la parola a Claudia, così spiega lei che cosa è capitato stasera. Claudia, data zero per modo di dire, perché stasera davvero inizia tutto, inizia una nuova stagione, iniziano i vostri live, questo concerto fa crescere l'attesa per il nuovo album, perché abbiamo ascoltato i brani inediti che sono bellissimi e quindi viene voglia di dire adesso quando esce l'album, faccio un po' riepilogo. Allora, stasera sì, è stato uno spettacolo particolare perché è stata la prima volta in cui abbiamo fatto ascoltare tutte le canzoni scritte da noi. Poi c'è stato, ecco, un piccolo intermezzo di un paio di cover per, ecco, anche per riconnetterci a quello che è il percorso per il quale siamo maggiormente conosciuti. Però questa sera avevamo proprio voglia di iniziare dalla nostra città presentando canzoni che nessuno aveva mai ascoltato, come quelle che appunto hai apprezzato anche tu. E l'album è in uscita, nel senso che sarà questione di mesi, ma uscirà nel 2024. C'è ancora l'eco, il sapore, le soddisfazioni della partecipazione all'Eurosong, alle selezioni per San Marino, e questa With You ha proprio un sapore internazionale di quelli forti. A me ricorda, sapete cosa, ragazzi? Tipo gli inni per le grandi manifestazioni calcistiche, quelle che poi fanno Sì, il giro del mondo, c'ha perfetto, proprio perciò quella cosa. quel song è qui. Dedichiamo una parentesi a questa canzone in uscita, se non erro, il 29 marzo sarà in uscita With You. Noi questa canzone, non so, ci credevamo veramente tanto e l'abbiamo portata lì perché aveva proprio questo sapore, questo mood molto da Eurovision, molto internazionale, è da ballare, è da ascoltare, una canzone bella anche di un senso, insomma, come un po' tutto quello che cerchiamo di scrivere. E questa canzone per noi è speciale perché questa partecipazione, insomma, alla finale per l'Eurovision ce la porteremo anche quella sempre nel nostro percorso perché è stato un grandissimo palco, ci siamo confrontati con altre persone artistiche molto molto influenti e molto importanti e quindi siamo fieri di noi e contenti di averlo fatto. Per cui With You è una canzone che dal 29 marzo ascolteremo tutti finalmente. Claudia, oltre alla musica, i Daudia hanno dimostrato che i sogni si possono realizzare. La prima parte, questa è solo la prima parte del vostro percorso adesso, c'è cioè il secondo tempo, poi anche il terzo. E quindi i prossimi sogni? I prossimi sogni sono tanti,
Questo dicevamo anche prima, il nostro sogno principale è quello di far ascoltare la nostra musica in quanti più paesi possibili, quindi ecco, cercare di andare ancora oltreoceano, presentare uno spettacolo come quello di stasera, magari dall'altra parte del mondo, e quindi diffondere a macchia d'olio Idaudia. Però intanto annuncio che il 26 aprile abbiamo la seconda data di questo tour a Firenze, in teatro, al centro storico di Firenze, ma questo chiaramente tu lo saprai prestissimo e lo Il potrai. tour accompagnerà tutta l'estate dei Daudio con tante altre cose. Ripeto, stasera data zero, adesso c'è uno, due, tre da fare. Giornalenews.it, Claudia, Davide, Idaudia. Ciao ragazzi. Ciao, grazie Vincenzo, Ciao, grazie a tutti. grazie a Vincenzo, Giornale News.